presidente dell'autorità portuale di Brindisi esprime soddisfazione per aver dato una mano alla produzione di un video. Nel comunicato, Ara Lambides scrive: dopo aver supportato la produzione che ha realizzato le riprese del video Dove caldono i fulmini della cantante Erika Mu, girato interamente nell'area del porto di Brindisi e nella riserva naturale di Torre Guaceto, l'autorità portuale ha già assicurato la massima collaborazione alla casa di produzione Eagle Picture, che in agosto, per conto della Alcon Entertainment, sarà impegnata nel remake del celebre film Point Break. Dopo molte ricerche in tutta Italia, si legge nella nota pervenuta nei giorni scorsi presso l'ente portuale, abbiamo riscontrato che Brindisi poteva essere il luogo adatto alle riprese. La zona di mare interessata sarà quella antistante la diga foranea di Punta Riso, dove verranno girate alcune scene del film anche in notturno. La produzione richiede inoltre una serie di facilities che, per quanto di propria competenza, l'autorità portuale fornirà a supporto del lungometraggio. Anche questo è marketing, commenta il presidente dell'Authority Ara Lambides. Le immagini del mare di Brindisi saranno proiettate nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, che potrà ammirare la bellezza di uno storico porto naturale dotato di infrastrutture adeguati e funzionali. Visto l'insuccesso per l'evidente negligenza della Regione e della conferenza di servizi convocata e andata deserta qualche giorno fa, chiediamo di poter affrontare la questione della statale 172 in quinta commissione consigliare e di poter svolgere le audizioni in quella sede di tutte amministrazioni coinvolte. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Antonio Scianaro. La statale 172 prosegue, è un'arteria fondamentale per il nostro territorio da Fasano a Taranto e la sua messa in sicurezza è un intervento di grande importanza. Oltre ad essere un tratto di statale strategico, infatti, è anche tra i più pericolosi della Puglia e già teatro di incidenti stradali mortali. Pertanto, vista la sciatteria della Regione nella gestione della questione, chiediamo di poter ascoltare in commissione i dirigenti degli uffici regionali e i rappresentanti di tutte le altre istituzioni interessate affinché si possa procedere al più presto alla messa in sicurezza superando lo stato di impasse. Sono interventi urgenti, conclude Scianaro, e mi impegnerò personalmente a seguire l'andamento delle procedure, sensibilizzando anche i sindaci del territorio. Con ordinanza sindacale è stato disposto che dal 30 giugno e sino al 30 settembre prossimo dovranno essere sospesi tutti i lavori di lì in corso nel centro storico. Lo ha disposto il sindaco di Ostuni Gianfranco Coppola al fine di evitare disagi e inconvenienti che tali situazioni determinerebbero al notevole flusso turistico che si registra ogni anno nel periodo di luglio-settembre. Queste attività avviate nel periodo estivo porterebbero ad inevitabili disagi e sicuri inconvenienti derivanti dalla presenza di impalcature, da occupazione del suolo pubblico e da depositi di materiale. Per questo si è ordinato ai proprietari degli immobili siti nel centro storico Rione La Terra di sospendere l'esecuzione di tutti i lavori che comportano l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di impalcature e deposito di materiale. Inoltre si è reso noto che in caso di inadempienza si procederà a norma di legge e il comando di polizia urbana e l'ufficio tecnico saranno incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, stante il fatto che nel corso degli ultimi mesi sono state presentate da diversa utenza interessata denunce di inizio attività per l'esecuzione di opere edilizie inerenti immobili siti nel rione antico. L'amministrazione comunale di Fasano, con il vice sindaco Gianleo Moncalvo, ha inviato al Ministero della Giustizia una lettera con la quale vengono comunicati al Dicastero i due nominativi tra i dipendenti comunali che l'esecutivo ha deciso di assegnare al locale ufficio del giudice di pace per la gestione dell'aspetto amministrativo dell'ufficio. Abbiamo adempiuto agli atti deliberativi che già avevamo approvato nei mesi scorsi, afferma il vice sindaco Moncalvo, per consentire che non fosse tagliato l'ufficio del giudice di pace dalla revisione operata dal governo centrale.
Proprio allo scopo di mantenere il presidio del giudice di pace a Fasano, l'amministrazione comunale si era impegnata da subito a mettere in campo ogni iniziativa utile affinché il nostro ufficio non fosse soppresso. Nell'ambito della cosiddetta spending review di ottimizzazione e revisione del sistema giudiziario italiano, sottolinea Renzo De Leonardis, assessore a contenzioso e affari legali che si è occupato di seguire la vicenda dell'ufficio del giudice di pace sin dagli scorsi mesi. Ogni forma di protesta manifestata questi giorni è stata ed è del tutto strumentale ed inutile, giacché tutti sapevano che stavamo lavorando nella direzione di scegliere due dipendenti comunali da comunicare al Ministero della Giustizia nei tempi dovuti. Anzi, sottolinea l'assessore De Leonardis, con un giorno di anticipo rispetto alla naturale scadenza dei termini prevista per domani 28 giugno. Abbiamo adempiuto alle indicazioni del Ministero. Tutti sapevano che già all'indomani del decreto della soppressione degli uffici del giudice di pace ci eravamo attivati evidenziando assieme al comune di Cisternino con atti formali inviati per conoscenza al dicastero che ci saremmo impegnati a sostenere tutti i costi necessari e ad assegnare 3 dipendenti comunali di cui 2 di Fasano e 1 del comune di Cisternino al fine di scongiurare la soppressione del locale ufficio del giudice di pace. Proprio questa nostra iniziativa, spiega l'assessore De Leonardis, ha definitivamente consentito che Fasano continuerà a essere sede del presidio giudiziario, evitando ulteriori disagi a cittadini e operatori del diritto locali. Non si creda che dal mese di aprile scorso ce ne siamo stati con le mani in mano, dichiara l'assessore De Leonardis, giacché ci siamo attivati anche con l'apertura, attraverso lettera interna inviata a tutti i dipendenti comunali di categoria C e B, della manifestazione di interesse ad essere assegnati all'ufficio del giudice di pace. Operazione che ha richiesto qualche tempo e che abbiamo chiuso con l'indicazione al Ministero dei 2 nominativi. Tutti sapevano che stavamo lavorando alla risoluzione del problema, tanto la parte politico-istituzionale quanto la segreteria generale del Comune. Quindi la protesta di questi giorni è assolutamente strumentale. Questo è un dato che ci conforta e ci inorgoglisce come città di Misai, naturalmente, perché dopo le mete diciamo turistiche che hanno le bellezze naturali tipo Fasano, Ostuni, Carovigno, pensiamo alla zona di Carovigno, tutte, Torre Guaceto e tutto il resto, tra i paesi che non hanno questo, il primo in assoluto per quanto riguarda l'incremento è Misagni. Misagni perché? Evidentemente Misagni ha delle bellezze architettoniche monumentali che sono uniche nella zona. A questo si affianca una promozione complessiva del nostro territorio che abbiamo saputo svolgere, che l'assessorato al turismo a Misagni ha saputo svolgere e riempire con una serie di iniziative, di promozioni e anche come amministrazione comunale il progetto Tour Great ci ha consentito, naturalmente la partecipazione ad incontri turistici di carattere internazionale, ad incontri con operatori che sono venuti da ogni parte d'Europa qui a Misagni. Abbiamo promosso incontro con giornalisti specializzati, questo naturalmente ha portato ad una conoscenza più ampia del territorio e quindi a uno sviluppo. Ora bisogna, con l'iniziativa di questa sera, è quella di cercare di mettere in campo una sinergia completa fra amministrazione comunale, operatori turistici, ed operatori commerciali, ristoratori, B&B eccetera, cercando di creare occasioni per un ulteriore sviluppo complessivo del nostro territorio in materia turistica. Il matching è un modello che ho voluto implementare, però già esiste, nella zona del Milanese viene praticato da molte associazioni di categoria. Questo evento cosa comporta? Comporta che comunque i relatori che vengono chiamati all'attenzione, quindi in questo caso Puglia Promozione, la Camera di Commercio, la CNA, debbono fare una breve descrizione di quello che è il tema. Finito il tema poi ci facciamo affrontare con le loro perplessità, problematiche, osservazioni e quant'altro le imprese. Quindi il matching in italiano tradotto vuol dire confronto. Quindi sono le imprese che dal basso si devono confrontare con gli interlocutori. Che cosa vi aspettate voi? Ci aspettiamo che almeno venga recepito il messaggio di un modello che deve essere portato avanti continuamente, questo tipo di modello. Ecco perché adesso abbiamo fatto venire gli interlocutori della Regione, della Camera di Commercio, ma dovrà continuare in modo tale che ci sia un assestamento prima di tipo formativo e poi informativo.
Lei che sa leggere la realtà, perché comunque è un consulente, come vede il nostro territorio, soprattutto i protagonisti che fanno turismo, comunque cercano di incentivare il turismo su Mesagna? Beh, i protagonisti in questo caso sono le associazioni e le imprese, oltre agli enti pubblici e privati. Io li vedo che ancora, vabbè, anche la disfatta da parte del momento di crisi li ha un attimino stancati, però bisogna parlare di aggregazione. Aggregazione intendo dire le reti di imprese, questi nuovi strumenti legislativi che servono a far aggregare le imprese e a portare avanti un unico obiettivo. In questo caso l'obiettivo che io proporrò, perché c'è un progetto alla base, ne parleremo, è questo portale di turismo e food che già da 2 mesi stiamo parlando con privati. Vedremo se effettivamente riusciamo ad aggregare le imprese che sanno fare il mestiere e che faremo la nostra promozione, senza essere concorrenti di nessuno, bensì invece aggregatori di altri. Mimma e Drusilla, una lombarda, l'altra salentina, seguono i loro compagni nel Kuwait, non vi conoscevate prima, poi è nata tutta una storia che è fatta di tante quotidianità, ma soprattutto anche di tanti episodi che vanno raccontati. Tanti episodi sì che vanno raccontati, perché la quotidianità è una quotidianità diversa, perché appunto siamo in Kuwait, il paese che ci ospita è un paese molto diverso dalla nostra Italia, e quindi da qui nascono tante avventure nuove, ecco, bambini che frequentano scuola inglese, diversità nel quotidiano, quindi una settimana che inizia la domenica e finisce il giovedì, è un muezzin che suona 5 volte al giorno, quindi una serie di cose diverse che cambiano il quotidiano. È sicuramente la storia anche di un'amicizia, di due donne e di un'amicizia con una città che apparentemente non è proprio a favore delle donne, è quella città dove tutti, quando abbiamo dato l'annuncio ci trasferiamo in Kuwait City, ci hanno detto poverine, è andato in un paese islamico dove la donna non ha diritti, dove la donna è sottomessa, e invece per noi è stata una scoperta, è diventata una rinascita. Poi è nato questo blog. Qualcuno ha visitato il blog, è nata l'idea del libro. Sì, allora il blog è nato un po' come un gioco tra di noi, una voglia di ricordare la nostra avventura in Kuwait, poi abbiamo preso sul serio questa cosa e abbiamo cominciato a esplorare tra virgolette il Kuwait, a vederlo con occhi diversi. Mariana Balestra ha letto un nostro post, ma come diavolo ci sei finita in Kuwait, e da qui è nata la loro curiosità sul nostro blog, hanno cominciato a seguirci e ci hanno fatto la proposta del libro. Qualche episodio che è raccontato nel libro che magari vuoi ricordare? Ma io sono affezionata a una serie di, cioè sono sicuramente affezionata al nostro incontro, perché da lì parte tutto, queste due donne completamente diverse. Mi piace tantissimo anche un po' le nostre serate, un capitolo che si chiama Profumo d'Oriente, che è una serata raccontata dove siamo ospiti di questa donna kuwaitiana molto gentile, e quindi forse per la prima volta abbiamo la possibilità di misurarci davvero col mondo arabo, e da lì abbiamo iniziato pian piano questa apertura. Quindi diciamo, questi sono gli episodi, poi ci sono anche gli episodi divertenti, non lo so, in un capitolo raccontiamo di, insomma, in Kuwait c'è il problema della censura, c'è il problema dei bikini, quando un signore nel club dove siamo noi chiama allarmato la sicurezza: aiuto, aiuto, c'è una donna in topless, assolutamente dovete chiamare la guardia. Arriva la polizia, il club chiama la polizia, succede un disastro, arriva la polizia, e poi alla fine era solo un povero ragazzo obeso, come ce ne sono tanti, che sembrava che avesse le tette. Ecco, questi sono anche degli episodi un po' divertenti che ogni tanto ci capita, che però, ecco, danno anche un po', come dire, la dimensione della realtà che ci circonda, e anche un po' la nostra volontà di raccontarlo in maniera simpatica, perché avremmo potuto raccontare di questo divieto che c'è, invece vi abbiamo raccontato un episodio divertente per farvi capire tutto quello che c'è dietro. In questo numero del Salus TG, l'indagine: lavoratori edili sono più a rischio di sviluppare un tumore del cavo orale. Un sensore sottopelle registra le aritmie silenziose e aiuta a prevenire molti casi di ictus. CDA più magro, riduzione dei compensi, consulenti tecnici per la gestione del patrimonio, le proposte dei medici per l'EMPAM. Lavoratori edili, tecnici di laboratorio e agricoltori sono alcune delle categorie più a rischio di sviluppare un cancro del cavo orale.
Per i primi, una ricerca pilota, frutto della collaborazione tra l'INAIL e il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillofacciali dell'Università Sapienza di Roma, ha testato la salute del cavo orale di 677 lavoratori dell'edilizia di Roma e provincia di varie etnie. È emerso che gli edili hanno una scarsa conoscenza dei segni iniziali del carcinoma del cavo orale e un alto tasso di abitudini potenzialmente dannose per la salute della bocca, quale il fumo e il consumo di alcol. Stili di vita errati e che quindi rappresentano i veri e propri fattori di rischio per questo carcinoma, che è una patologia neoplastica importante che vede ancora dei tassi di mortalità molto alti perché la diagnosi è effettuata tardivamente. Prevenire molti casi di ictus o soprattutto le loro recidive grazie a un sensore che, messo sotto la cute, registra in tempo reale aritmie invisibili e metodi diagnostici tradizionali. Grazie a questo apparecchio, infatti, il medico può procedere tempestivamente a una terapia preventiva anti-ictus e scongiurare il peggio. L'ENPAM ha bisogno di medici responsabili e di consulenti affidabili. Partendo da questo presupposto, 10 ordini dei medici italiani prendono una posizione comune e lanciano le loro proposte per il futuro dell'ente. Tra le principali proposte, la riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione, dagli attuali 27 a 7, e dei compensi, ma anche la presenza nel CDA di consulenti tecnici per la gestione del patrimonio. Thank you.